Benvenuti e benvenute, sono Green Banship, proseguiamo con Jack and Jill, siamo arrivati al terzo episodio, oggi affronteremo le missioni del terzo mondo. Quindi vediamo, eccole qui, livello 1. Fai attenzione ai blocchi crepati, si romperanno poco dopo averli toccati. Quindi praticamente noi ci passiamo sopra, ma poi dobbiamo saltare, cioè abbiamo una sola possibilità di passare, non possiamo sbagliare nulla. Opla. Mettiamo il turbo. Eccoci qua, abbiamo raggiunto Jill, perfetto. Livello 1 completato. Livello 2. Mamma mia, oh, sta diventando sempre più difficile. Voi magari non ve ne rendete conto, anche perché non giocate ovviamente, ci gioco io, ma... Sta diventando veramente difficile. Comunque, direi che sono contento perché è divertente questo gioco, veramente. Pur essendo semplice, è veramente divertente. Poi, ovviamente, io, come vi avevo già accennato, penso, alcune scene le taglio perché ci sono dei livelli che devo affrontare per forza n volte. Ad esempio questo livello, il mondo 3, livello 3, l'avrò rifatto almeno 10 volte perché è veramente tosto, cioè a volte si sbaglia facendo muovere il personaggio in avanti anche solo di mezzo millimetro. Diciamo che è un gioco che allena parecchio i riflessi. Comunque siamo arrivati già al quarto livello. E il nostro Jack si sta comportando meglio di Ezio Auditore, perché ne sta facendo di ogni per raggiungere la sua Jill, che diciamocelo, è una ragazza fortunata, perché vorrei vedere quanti ragazzi affronterebbero un inferno simile per raggiungerla 20 volte per ogni mondo. Jack si sta facendo veramente onore. Ok, livello 5. Vi ricordo che ogni mondo ha una ventina di livelli, quindi noi siamo a un quarto del percorso. Opla. Mi piace un sacco il turbo. Ma veramente mi piace, perché fa risparmiare un sacco di tempo e ovviamente ti permette di saltare più lontano, ti permette di affrontare anche più nemici, come in questo caso, cioè sarebbe un'abilità che magari nel mondo reale farebbe comodo. Allora, opla, turbo. Il livello 6 è l'unico livello, credo, che sono riuscito ad affrontare e a superare al primo tentativo. Questo mi è venuto proprio perfetto, gli altri invece... Mi hanno fatto sudare 7 camicie. Piano. Cioè piano, piano, un eufemismo, piano. Ok. Bella questa pozione. È come la stella di Super Mario, cavoli. Mi piace un sacco.
Ok, abbiamo raggiunto Jill. Perfetto. Intanto siamo. A che livello siamo? Allora, livello 8, bene. Ci stiamo avvicinando alla metà. Allora. Hopla, hopla, perfetto. Dai, Jill dovrebbe essere vicino ormai perché abbiamo fatto un bel tratto di strada. E infatti, eccola qui. Ottimo. Livello 9. Mamma mia. Certo che sono stati bravi anche i programmatori perché a posizionare i nemici nei punti esatti, tanto da permetterci di saltarci sopra e raggiungere sporgenze, devono aver provato un bel po'. Cioè, nella fase del test del gioco ci sono impegnati veramente moltissimo. Ed eccoci da Jill, perfetto. E comunque sto notando anche un'altra cosa, a parte il fatto che i livelli naturalmente sono diventati più lunghi rispetto ai primi livelli di gioco, però stanno diventando anche molto più frenetici, c'è un numero maggiore di scarpette della velocità e praticamente è tutto un salto, veramente. A volte è difficile anche capire quando saltare, perché magari noi abbiamo imparato che se saltiamo, se ordiniamo a Jack di saltare una volta toccata la testa di un nemico, poi il nostro personaggio salta più lontano, ma in alcuni casi invece di premere salto nuovamente una volta colpito un nemico, è meglio non premere nulla, cioè lasciare che per inerzia, tra virgolette, Jack arrivi all'ostacolo successivo, perché altrimenti o si finisce dentro un burrone oppure si finisce contro uno spuntone. Scusate, non volevo fare la rima, però è proprio quello che succede. Come in questo caso, ho saltato sulla testa del nemico, però poi non ho premuto salto, ho lasciato che Jack atterrasse da solo sulla sporgenza. Oppla. Come vedete, però, ci sono comunque alcuni livelli che sono più corti di altri. Più corti, a parte il fatto che li stiamo facendo in buona parte in velocità, ma comunque, sì, ci sono livelli che sono un pochino più corti degli altri. Vedete, ci sono scarpette magiche ovunque. Oppla. Mamma mia. Hop. Jill, dove sei? Eccoti qua, bene. Per fortuna l'abbiamo raggiunta. Ok, adesso. Qui. Ecco, in questo caso io ho sbagliato perché quando vi trovate con dei mattoncini che si sbriciolano, che si trovano sopra a un trampolino, è sempre meglio riuscire a distruggere tutti e tre i mattoncini, perché altrimenti in alcuni casi, se Jack colpisce l'unico che è rimasto intero, come si dice, cambia direzione in automatico e finiamo in un burrone, cioè finiamo nei guai. Io prima me la sono cavata così per caso. Ed ecco Jill, perfetto.
Ok, dai, siamo a livello 17, abbiamo fatto quasi tutto, quasi. Manca pochissimo. Eccoci qua, vai. Ed ecco Jill, ottimo. Comunque Jack fidanzato dell'anno, eh. Per tutti e per tutte. Eccoci qua. Ok, dai, penultimo livello. E partiamo subito col turbo per non farci mancare nulla. Oppa. Ma siamo ritornati. Ah no, è un altro. Beh, questa mi mancava. Ok, oppla. Cioè, ok, bene, meno male ce l'abbiamo fatta. Allora, ultimo livello, dai. Raggiungiamo Jill. Oppla. Mamma mia, ok. Eccoci qua, bene, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, abbiamo anche terminato il terzo mondo di Jack and Jill. La prossima volta riprenderemo da qui, proprio da dove vedete ora. Intanto vi ringrazio per aver seguito il video, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete. Andate anche sulla mia pagina Facebook e il mio profilo Twitter, trovate il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi!